Ho deciso di partire da quest'opera di Elena Saponaro per diverse ragioni. Intanto bisogna dire che queste mostre stagionali, negli ultimi 4 anni, le abbiamo fatto con esclusive opere, della nostra collezione. Questo perché, diciamo, durante il Covid, subito dopo, eccetera, gli artisti ovviamente non hanno più mandato, delle opere da esporre. E per la prima volta invece Elena Saponaro ci ha dato questa opera in comodato uso per questa mostra di primavera. Inoltre l'opera si chiama Il Ramo d'Oro, come la nostra associazione. Il Ramo d'Oro è una chiave, io l'ho messa qui, diciamo, come soglia. Perché Enea, quando si trovò sul lago d'Averno e voleva entrare nell'Ade, ebbe bisogno di un ramo d'oro, diciamo, per poter passare. E questo, diciamo, era un oggetto, diciamo, caro a Proserpina, che la dea, diciamo, che insieme, diciamo, una dea dell'Ade e una dea invece della primavera. Questa è una mostra di parole e di sentimenti. Queste vignette, sono di un artista di origini tunisine, che ha fatto con noi un evento, diciamo, che si chiamava Io sono qui, e queste facevano parte del suo allestimento. Ce n'erano anche delle altre. Ho scelto queste due in particolare, in cui ci sono due persone che in qualche modo sono caratterizzate come islamici, come medio orientali. Ali Barbalunga, che appunto ha una barba da talebano, e la ragazza che invece è il velo. E queste persone ambirebbero ad una vita tranquilla, diciamo, magari anche un po' noiosa, e invece si trovano a fronteggiare la diffidenza e l'ostilità delle persone che incontrano. Stefano Donatiello fece una performance da noi. Queste che mostro qui sono delle riproduzioni, perché, diciamo, lui fece dei disegni molto grandi, che erano 70x100, mettendo le persone all'interno della carta e facendo una sagoma in cui ha preso il contorno e poi li ha trasformati in fumetti. E queste persone leggevano questa poesia di Hikmet: il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora nato, i più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Qui abbiamo riportato le prime impressioni di immigrati che arrivavano a Napoli. La ricerca è stata fatta da Luis Benjamin Dong, che ha avuto cura di cercare persone delle più diverse provenienze. Le impressioni sono molto varie, si va da quelle molto positive. Il primo contatto è stato bellissimo. Sono stato molto colato dalle persone. In modo particolare nella mia scuola a Via Chiaia. Io ho anche conosciuto questa persona. Lui e i suoi genitori avevano un ristorante alla Riviera di Chiaia, che è un quartiere, diciamo, molto buono, e lui in effetti veniva vezzeggiato poi dalle persone con cui andava a scuola. In realtà non sempre le cose vanno così bene, tanto, diciamo, che questo per esempio è stato un approccio piuttosto disastroso. Ho avuto una brutta accoglienza il primo giorno a Napoli. Appena sceso dal treno
Sono stato fermato dalla polizia. Dopo sono stato borseggiato e sono rimasto senza soldi. Come si suol dire, il cane muzzica sempre lo stracciato. Gabriel dalla Tanzania invece dice: ho scoperto un paese meno civile e religioso. Ora, in effetti stiamo avendo, diciamo, molti preti che vengono dall'Africa e dal Terzo Mondo. È come se fosse come dire, una missione di ritorno. E in effetti la religiosità in Africa e anche da altre parti è molto più forte di quella che viviamo in Italia. David Crosby è stato direttore artistico di Zoom, che era una rivista fotografica, diciamo, molto elegante, molto prestigiosa, che poi ha chiuso probabilmente travolta dalla fotografia digitale. Non so neanche perché mi abbia mandato quest'opera, che comunque è un'opera molto complessa. In effetti è come l'immagine pixelata di un uomo, diciamo, seminudo. Però se lo si va a leggere molto da vicino, si trova che in filigrana c'è un messaggio di un annuncio erotico. Dice: ciao, leggiadre fanciulle, sono un playboy di 30 anni, sanissimo, fisico di leggiadre proporzioni, eccetera. Insomma, si propone per una relazione. Mi sono chiesto perché abbia messo questo quadro di Carla Viparelli accanto all'immagine di David Crosby. In effetti una ragione sono i colori che sono molto vicini, ma poi c'è anche questo strano vulcano che erutta una colonna dorica. In effetti non è l'immagine usuale che immaginiamo quando guardiamo Vesuvio oppure altri vulcani che appunto non sono in eruzione e quindi hanno una forma arrotondata. Invece questa colonna, diciamo, che emerge è decisamente fallica. Non è che Michele Roccotelli preferisca le forme astratte, anzi, in genere comunque inserisce nei quadri del figurativo. Qui invece ho questo grande dipinto astratto che lui ha chiamato giustamente astrazione e questo bacile di grottaglie che è anche se vogliamo un dipinto astratto. E questo diciamo introduce all'altro versante di questa esposizione. Da un lato ci sono le parole e dall'altro ci sono i sentimenti, perché comunque la pittura astratta in qualche maniera stimola praticamente la sensibilità, tutto quello che va oltre le parole. Questa statuina di Orlando Campos è nelle sue corde rispetto ai volumi e alle cose. La particolarità è che è fatta con un legno fossile che si trova in Venezuela e che viene usato anche come, diciamo, pietra preziosa, come oggetto da orificeria. Quando venni in questa casa, dipinsi da me le pareti e scrivevo sulle pareti delle poesie, lasciai delle scritte alle poesie. E poi in effetti non era una cosa molto pratica e l'ho tolta, e l'unica cosa è rimasta questa lavagna in fondo, in effetti. Però feci come dei modellini della parete usando questi libretti a soffietto e che fossero come delle riproduzioni delle poesie. Un'altra ragione per cui ci siamo ispirati a Duchamp è stato per il museo in scatola.
E noi abbiamo fatto appunto l'arte in scatola. In una scatola ci sono le opere di cinque artisti che possono essere stampe, fotografie. Anche fotocopie. Questa è in particolare di Giuseppe Antonello Leone. Con lo stesso concetto, ci sono queste riviste Email Tao, che sono delle riviste di sulla mail art praticamente. 25 artisti, tra cui anche io, diciamo, abbiamo, questo è il mio contributo, per esempio, abbiamo mandato i nostri lavori, e un artista tedesco li ha raccolti e li ha rilegati a mano in queste pubblicazioni praticamente, che non erano delle pubblicazioni, erano praticamente dei libri d'arte. Questa è di Setiò, per esempio, questa foto. Sempre a proposito di opere collettive, io e Carla Piparelli organizzammo una mostra doppia, che era, diciamo, qui e nel suo studio. Qui distribuimmo queste mappe, che erano la strada praticamente che si fa per andare qua allo studio di Carla Piparelli, e la gente doveva andare lì per recuperare un tesoro di adesivi con cui poteva completare un'opera originale personalmente. Questa è stato il contributo di Sofia Russo, che fece qui, lì, e, diciamo, e ha completato queste cose. Però ne sono rimaste molte altre di altre persone, che sono tutta una collezione praticamente di opere originali in cui queste persone hanno creato qualcosa insieme a noi. Ceramica di Clara Garesio. È in qualche modo originale, perché praticamente è la prima volta che incontro una ceramica decorata in maniera concettuale, in cui ci sono soltanto praticamente numeri all'interno della ceramica, e non c'è nessuna leziosità. Le mappe in qualche modo sono anch'esse una forma di scrittura. Questa faceva parte di una grande installazione che feci per una mostra che si chiamava Sentieri del Pensiero, ed è per questa ragione che è in qualche modo molto, diciamo, concettuale. Questi sono luoghi praticamente che non esistono. Sono fatti ricostruendo le mappe, ritagliandole da diverse cartine e mettendole insieme, ed erano come se fosse un portolano del mio privato, diciamo, di un luogo soltanto pensato. E questi sono altri esempi di queste mappe ricostruite. Diciamo che appunto il portolano è fatto di tante mappe che uno si porta dentro, e qui uno si è inventato anche l'itinerario da proseguire. Questa è un'opera di Tiziana Baracchi, anche questa faceva parte della mostra Sentieri del Pensiero.
Lei, diciamo, è molto pop, era molto pop come persona e riprendeva questa mela stilizzata, che è la stessa della Apple, però diciamo non c'è il morso praticamente, che la taglia. E Tiziana era anche come dire, una curatrice, organizzava delle bellissime cose, specialmente in corrispondenza della Biennale di Venezia, a cui abbiamo partecipato, e anche curava quelle pubblicazioni che si sono viste prima di Mailart. Liu Bei è questo mio amico cinese, cioè successe una cosa molto particolare, che in primo momento eravamo molto vicini, lui era un dissidente cinese, mi chiese di rappresentarlo in un festival del cinema a Milano, dove ha mandato questo filmato di rievocazione della strage di Piazza Tiananmen. E poi insomma mi ha mandato altre opere, mi ha regalato e io ho comprato da lui altre opere, eccetera. A un certo punto, bruscamente, ha chiesto di interrompere i rapporti e devo dire che non si trova più neanche sul web. Ho voluto mettere qui per la prima volta, diciamo, questa che è una cosa molto intima in realtà. Era un regalo che mi ha fatto e che è una poesia probabilmente scritta da lui. Questa poesia si chiama Il ritorno a casa e racconta di un contadino che torna a casa e c'è questa atmosfera familiare molto calda e una natura che in qualche maniera partecipa al suo ritorno. Simone Catania è venuto qui insomma, a portare questa cosa, che era molto giovane, era ancora all'Accademia. Lui partecipò a un allestimento al Castello di Rivoli e chiese come retribuzione praticamente di poter adoperare i mezzi che avevano a disposizione. Ne uscì un video che allora era molto complesso da realizzare, in cui si chiamava Pubbliche Relazioni, in cui c'erano una serie di persone praticamente che entravano e uscivano da queste che erano come delle soglie. Praticamente questi sono dei clip, delle parti del video. E lui ci ha insegnato molto perché è venuto con pochissime cose, ha guardato lo spazio, dopodiché è entrato in una eliografia e ha fatto queste stampe in bianco e nero molto grandi che riempivano tutto lo spazio. Ed è da lui appunto che abbiamo imparato a fare delle cose molto rapide, diciamo, degli allestimenti molto rapidi partendo da cose che era un dischetto praticamente il suo, da cose che non si vedevano. Se ti ho mal di Antoro, c'è stato un periodo della sua vita in cui realizzava queste opere in bianco e nero, in cui i tratti erano tanti piccoli uccelli, praticamente. E questo ha fatto numerosi ritratti di questo genere. E questo era un po' il suo campionato. La cosa che lui faceva vedere alle ragazze, dice, mi piacerebbe avere un ritratto così. E in effetti è un tipo di rappresentazione che ha avuto molto successo.
Abbiamo voluto raccogliere in questa strada tutti i quadri astratti, praticamente, che suggeriscono soltanto delle situazioni, delle cose, ma soprattutto parlano ai sentimenti. In effetti, dalle parole vogliamo emergere a questo, diciamo. Gli autori sono vari, Ute Illig, che è un'artista tedesca, Raul Felipe Pernalver, che è venezuelano, e Pablo Sinai, che invece è argentino. Questo è sempre di Pernalver, sembra quasi, diciamo, che ci sia come una città o comunque un edificio che in qualche modo è sommerso da questo abbagliante colore, diciamo, da questa luce che gli si schianta sopra. Come pure travolgenti sono queste opere di Miguel Rivero, un artista venezuelano, che, diciamo, appunto fa queste cose, diciamo, informali, che però sono molto coinvolgenti. Chiudiamo qui con questo, che è una specie di diluvio di Miguel Rivero, qualcosa appunto in cui uno può pensare di essere sommerso praticamente dal colore, praticamente non è acqua, è proprio colore, diciamo, che ti viene dentro.